Questo signore è un principe e quindi apparentemente non c'entrerebbe niente con la scienza, e in effetti la sua famiglia non c'entra niente con gli scienziati, nel senso che lui viene da una famiglia di diplomatici, una famiglia molto importante, fra l'altro. È una famiglia, pensate un po', che viene da Chieri, anzi, il titolo nobiliare viene proprio nel XVII secolo da delle guerre che la famiglia Broglia si erano distinti per la lotta del regno, eccetera, Sabaudo, eccetera, eccetera, quello che era, e quindi avevano acquistato dei titoli nobiliari. E infatti lui ha tra i suoi antenati militari, ma anche politici, giudici, eccetera, tutte personalità molto importanti. Non c'è nessuno scienziato però nella sua famiglia. Questo signore però riesce a svincolarsi grazie alla testardaggine del fratello Maurice, il quale era appassionato di scienza, insomma, ed era anche un discreto scienziato, ha partecipato alle famose conferenze di Solvay, di cui parleremo, che sono state cruciali nella storia della scienza. Una volta il terreno aperto, lui si è appassionato anche alla fisica e si è poi laureato. Dopo una lunga riflessione in solitudine, scusate, ma devo fare una specie di cadenza principesca, se no non funziona. Dopo una lunga riflessione in solitudine e meditazione, nel 1923 ho improvvisamente avuto l'idea che la scoperta fatta da Einstein nel 1905 dovesse essere generalizzata, estendendola a tutte le particelle materiali, in particolar modo agli elettroni. Cioè, De Broglie lo anticipa, ma guardate che la sua intuizione, cioè quella di estendere, di generalizzare le leggi della fisica quantistica che erano ad appannaggio della luce, quindi dei fotoni, anche agli elettroni, è stata un'intuizione sensazionale. Lo stesso Einstein l'ha riconosciuto, perché ha aperto una strada che prima si pensava preclusa, no? Da una parte c'è la luce e dall'altra ci sono le particelle. Come è arrivato a questa conclusione? Soprattutto ci sono delle formule che sostengono, diciamo, la sua intuizione? Evidentemente sì, visto che era una tesi di dottorato, no? Allora, cerchiamo di vederle insieme, queste leggi che coinvolgono, una delle formule che coinvolgono è proprio questa. La seconda formula è quella di Einstein, la terza formula che è quella che abbiamo visto del campo elettromagnetico, e poi c'è la legge di Planck. Se voi mettete nel frullatore queste formule, ne viene fuori un'altra, ma io le voglio fare passaggio per passaggio così le capite bene. Allora, guardate un po', questa formula, iniziamo da quella di Einstein, la possiamo anche scrivere così, è uguale m per c, cioè posso dividere il c al quadrato in 2c praticamente. Ma m per c è una massa per una velocità, e la massa per la velocità l'abbiamo appunto chiamata quantità di moto. Perciò da questa formula possiamo scrivere che è uguale a q per c. Okay, dove Q è la quantità di moto, ma noi sappiamo che C è uguale a F per lambda e anche che E è uguale a H per F. Allora, prendiamo questa formula e al posto di F ci mettiamo lambda, cioè, guardate un po', facciamo la formula inversa da qui e scriviamo che F è uguale a C fratto lambda, e poi questa F qui, cioè questo risultato qui, lo mettiamo dentro la formula di Planck e quindi diventerà E uguale H per C fratto lambda. Il passaggio finale è proprio quello che coinvolge l'energia. Se l'energia è uguale a Q per C, questa qui, ma l'energia è anche uguale a lambda per C fratto lambda, posso scrivere che Q per C è uguale ad H per C fratto lambda. Posso semplificare la C, faccio la formula inversa, quindi porto la lambda di su e porto la Q di giù, ovvero arrivo alla formula finale che dice che lambda è uguale ad H fratto Q. Questa è la formula di De Broglie. E questa formula ci dice che l'elettrone ha una lunghezza d'onda che è calcolabile dividendo la costante di Planck per la quantità di moto dell'elettrone. Quindi anche l'elettrone può essere considerato un'onda. Non solo, ma che l'elettrone è un'onda e una particella allo stesso tempo. E quindi in questa formula troviamo contemporaneamente, diciamo sottolineati, la lunghezza d'onda e la quantità di moto, cioè una grandezza tipica delle onde, una grandezza tipica delle particelle, contemporaneamente. E guarda caso, la costante di proporzionalità è proprio data da
la costante di Planck. Ma De Broglie non si è fermato qui, anche perché fa rima, perché ha pensato, se abbiamo detto che l'atomo risponde alla meccanica quantistica, quello che dovrebbe succedere è che anche nell'atomo gli elettroni dovrebbero potersi comportare come onde e non solo come particelle. Quindi ha ripreso il modello atomico di Bohr. Questo modello prevede che gli elettroni siano reclusi in precisi livelli energetici, primo, secondo, terzo, eccetera, eccetera, e questi livelli energetici sono livelli ben determinati dai quali l'elettrone non può sfuggire a meno che non riceva un'energia supplementare. Esattamente come i gradini, come stare in dei gradini. Quindi o qualcuno ci porta nel gradino di su, oppure stiamo dove stiamo. E invece De Broglie ha un'intuizione. Guardate un po' che genialata. Se gli elettroni sono anche delle onde, allora posso considerare i livelli energetici non come dei gradoni nei quali delle particelle stanno, bensì come delle onde stazionarie. Qua ci tocca fare un salto indietro. E il salto indietro riguarda le onde stazionarie. La chitarra è un tipico esempio di onde stazionarie. Le corde di una chitarra sono un tipico esempio di onde stazionarie. Le onde stazionarie sono quelle legate a due estremità. Vi ricordo che le onde si dividono fondamentalmente in traveling waves, dicono gli americani, e standing waves, cioè onde di movimento, no? E onde stazionarie. La differenza c'è, che c'è tra un'onda del mare e un'onda di una corda di una chitarra, per dire. Le onde stazionarie, appunto, si caratterizzano per che cosa? Perché la vibrazione viene data e fissa. Cioè, nel momento in cui io suono la chitarra, per esempio questo è un Mi, questa corda vibra e vibrando genera questo suono, che se la mia chitarra non fosse scordata, e forse lo è vagamente, ma comunque dovrebbe essere un Mi. Questo, lo studio delle onde stazionarie, guardate che non è una banalità, cioè io non è che sto facendo il buffone con la chitarra adesso. Le onde stazionarie sono il primo studio della scienza, a tutti gli effetti, che unisce la matematica alla fisica. Cioè, questa roba qui è una cosa storicamente impressionante. Cioè, stiamo parlando del fatto che il signor Pitagora, o i pitagorici, se preferite generalizzare la sua scuola, è stata capace di individuare un legame tra il suono emesso da una corda e i rapporti numerici tra le corde. Pitagora l'ha fatto in un modo leggerissimamente diverso, ha delle corde, vedete, che sta spizzicando, esattamente come io pizzico le corde della mia, no? Potrei pizzicare le corde della mia, e qua ha dei pesi tiranti, no? Qua la corda è bloccata qui sulla sinistra, ma in realtà è bloccata anche qua, questo è il ponte, sarebbe il ponte nella chitarra, qua c'è l'altro ponte, ma il tiraggio non avviene con delle chiavette, come avviene nelle chitarre normali, ma avviene con dei pesi. Vedete i numeri che ci sono dietro questi pesi? Sono 1, 2, 3, 9, 12, 16. Cioè sono numeri interi. Pitagora si accorge che solo mettendo dei chili che pesano dei numeri perfettamente interi riesco a suonare dei suoni armonici. Altrimenti mi vengono fuori dei suoni a capocchia disarmonici. Cioè, quello che lui scopre, torniamo alla chitarra, la corda di una chitarra, cioè la corda di uno strumento, di qualsiasi strumento, solo se tirata in dei punti, diciamo bloccata in dei punti matematicamente precisi e non casuali, crea dei suoni armonici, cioè che sono armoniosi per l'orecchio, per l'uomo, sostanzialmente, ok? Per le persone. Cos'è che distingue il suono da un rumore? Questa è la tastiera della chitarra, no? Vedete che sono segnate secondo dei tasti, no? Che sono queste specie di ponticelli che vedete, no? Questo è il primo, è il cosiddetto capotasto, questo qua. E poi ci sono gli altri tasti. Bene, la distanza, cioè la lunghezza della corda e le distanze dei tasti non sono casuali. Non sono fatte a caso. In particolare, per esempio, vi faccio notare, guardate un po', ho portato anche un metro per la vostra gioia, che Pitagora si accorge che se io divido una corda perfettamente a metà,
e quindi la suono perfettamente a metà, trovo l'ottava del suono che sto suonando. Per esempio, se questo è un Mi, sarebbe il Mi basso, no? Giusto? Ok. Mi dovrebbe essere il Mi alto, ok? Quindi io vado a cercarmi il tasto, che... Vedete che l'ho trovato? Che fa il Mi, Mi, vedete? Cioè la cosiddetta ottava superiore. Quindi passo dal Mi basso al Mi alto. Il tasto che regola il Mi alto è questo qui, che non è un tasto a caso. Se voi ci fate caso, adesso magari non la vedete tutta insieme, provo a mettervela così, questo tasto è esattamente a metà della corda. Cioè se io prendo un metro, prendiamolo in diretta, così lo misuriamo insieme, e misuro la lunghezza della corda, quindi vado da qui, guardate, la blocco qui al capotasto e poi la porto fino a giù, arriva a 66 precise. A rigor di logica, se è vero quello che vi ho detto, il tasto che determina il suono di un'ottava superiore deve essere a 33 centimetri. Allora io vado di nuovo qua e vedo un po' se il tasto famoso è a 33 centimetri. Il tasto famoso è esattamente qua. Vedete che il 33 è qua? Ho esattamente un'ottava superiore. Ma non solo. Tutti gli altri accordi, cioè o meglio, tutte le altre note che io posso immaginare che tendenzialmente nella nostra società e nella nostra cultura sono le sette note musicali, no? Qui c'è la musica dodecafonica, eccetera, eccetera, che ne prevede diverse, ma se ci basiamo sulla nostra cultura, tutti gli accordi, per esempio il famoso accordo di quinta, che prevede il passaggio dal Do al Sol, per esempio, Do, Re, Mi, Fa, Sol, no? Di quinta si dice, un intervallo di quinta, ha un intervallo di due terzi. Cioè se io pizzico la mia corda a due terzi, in questo caso è un Mi, quindi avrò Mi, Fa, Sol, La, Si, quindi avrò un Si, ok? Se passo dal Mi e voglio suonare un Si, dovrebbe essere questo qui, il Si dovrebbe essere questo qui. Mi Si o Do Sol, meglio ancora, è importantissimo nella musica perché è il secondo tipo di accordo che possiamo trovare. Pensate che c'è una musica meravigliosa, si basa proprio quasi esclusivamente sul rapporto Do Sol. Il signor Arvo Part, il pezzo si chiama Spiegel in Spiegel, specchio nello specchio, è usato in ambito terapeutico, cioè è una musica curativa, la famosa armonia. Qua, adesso voi vedete una cosa dove c'è scritto Terra, Luna, Mercurio, Venere, queste qui sono le famose armonie delle sfere, perché se ci fate caso, anche la vibrazione è data da una ripetizione. Bene, anche i pianeti intorno al Sole vibrano in un certo senso, generano delle onde, che noi sappiamo essere onde gravitazionali, peraltro. Ebbene, secondo Pitagora queste onde esistevano già prima che lui conoscesse le onde gravitazionali, peraltro. Aveva intuito che anche i pianeti generavano delle onde e chiamavano queste onde l'armonia delle sfere. Cioè il fatto che i pianeti girando intorno al Sole generassero queste onde determinava un'armonia e la distanza, lui diceva, delle varie... dalla Terra, scusate, non intorno al Sole, perché ovviamente il sistema adottato è quello geocentrico, come ogni volta che dovete fare una misurazione siete voi il centro da cui parte la misurazione, che poi è la stessa struttura che userà Dante, no? Nella Divina Commedia, quando si muove dalla Terra incontra prima la Luna, poi Mercurio, Venere, il Sole, eccetera. Ebbene, l'armonia celeste è data proprio dal movimento dei pianeti che si muovono come esattamente le note musicali, o meglio ancora si muovono secondo dei rapporti ben precisi e determinati. Tra l'altro vi faccio notare che il rapporto Do-Sol, cioè il rapporto di quinta, che è quello che appunto è considerato curativo nella musicoterapia, è lo stesso rapporto che dovrebbe esserci tra la Terra e il Sole, perché la Terra è appunto il quinto, diciamo la quarta
stazione che incontra la Terra, che incontriamo ad allontanarci dalla Terra, e quindi il rapporto di quinta, no? È come se la Terra fosse il Do e il Sole fosse il Sol. Non a caso si chiama Sol. E i rapporti sono esattamente di un mezzo, due terzi, quattro terzi, cinque quarti, eccetera, eccetera. E quindi ogni volta che si costruisce uno strumento musicale si tiene conto della matematica che c'è dietro. Questa è la prima legge universale, riconosciuta universalmente dalla scienza, ok? Che unisce la matematica a un evento fisico. Adesso noi lo diamo per scontato, cioè noi diamo per scontato che la matematica descrive l'universo, no? Galileo diceva che la matematica è il linguaggio dell'universo, ma guardate che non è così scontato, non era scontato ai tempi di Pitagora. Cioè Pitagora ha fatto un passo gigantesco con questa scoperta. Anche il semplice suonare la chitarra genera delle armonie musicali. C'è un modo scientifico per distinguere l'onda prodotta da un MIDI, una chitarra dall'onda, per esempio, prodotta dal MIDI, un pianoforte? Certo che c'è. Si basa sugli armonici, cioè sui cosiddetti ipertoni. Che cosa sono gli ipertoni? Sono delle sottonote che si generano a fronte del suonare una nota principale, che sono sottomesse, no? Sono degli ipertoni, perché non fanno parte della stessa frequenza, ma fanno parte della stessa vibrazione. Cioè, per esempio, se io risuono il Mi, voi sentirete non solo un Mi, cioè sentirete il Mi come prevalente, come suono, ma sotto il Mi, vedete questa immagine, si generano un'altra serie di onde, che sono queste. Sono onde che hanno una lunghezza d'onda che ha dei rapporti numerici ben precisi e determinati con l'onda principale. Se voi ci fate caso, questa è la lunghezza della corda. La prima onda, questa che è marcata col numero 1, che sarebbe il Mi che io suonavo, è quella più preponderante ed è alfa mezzi, cioè lambda mezzi, scusate, perché lambda sarebbe la lunghezza d'onda, quindi l'onda continua a destra, no? Invece la seconda è L uguale lambda, cioè la lunghezza della corda è esattamente la lunghezza della lunghezza d'onda. E questo è il primo e il secondo armonico sarebbe, no? Quello che si sviluppa sotto il Mi, ok? E quindi sarebbe il Mi di un'ottava sopra. Ma poi non si genera solo il Mi, si genera anche il terzo, vedete? Che è il rapporto due terzi, il famoso rapporto di quinta. Se voi vedete B' qui, è esattamente a due terzi di lunghezza dell'intera corda. E poi c'è il quarto, e poi c'è il quinto, qua ne ho rappresentato. Cioè, sotto, diciamo così, nascosti all'evidenza, ci sono, ma gli scienziati ovviamente riescono a tirarli fuori, ci sono questi ipertoni, cioè ci sono queste vibrazioni secondarie, appunto, che si chiamano armonici, che si sviluppano sotto la nota che io sto suonando. Ebbene, se io suono con un violino o con una chitarra, quello che cambia è l'intensità degli armonici che stanno sotto. Per esempio, questa è la prima armonica, e questo è un suono iperregolare, questo è uno strumento elettronico, evidentemente, perché è studiato, no? Invece, per esempio, questa può essere la prima armonica, questa è la seconda e questa è la terza. Se voi sommate questi tre armonici, che sono i preponderanti in questo strumento, che potrebbe essere un violino, ottenete un'onda così. Vi ricordate la sovrapposizione, l'interferenza delle onde, no? Le onde si sommano, le altezze delle onde si sommano une alle altre, le une alle altre, no? Dando vita a un'onda che è diversa dall'onda di partenza, chiaramente. Ebbene, la forma di quest'onda è data dal tipo di strumento che suono. Ecco perché i campionatori elettronici riescono a riprodurre il suono di un pianoforte o di un violino, pur suonando lo stesso tasto del campionatore. Perché? Perché riproducono gli armonici identici di quel determinato strumento. Quindi se io ho un secondo armonico basso o alto, il terzo più basso o più preponderante, o eccetera eccetera, la somma di tutti gli armonici mi dà una serie di onde che sono una diversa dall'altra e che determinano, ecco qua c'è un altro esempio, e che determinano quindi il cambiare il timbro dello strumento. Non è solo una questione di dove io vado a pizzicare la corda, ma ogni volta che la pizzico ho una produzione di onde diversa.
a seconda dello strumento che uso, a seconda della nota che suono, a seconda della lunghezza dell'onda, a seconda del materiale di cui è fatta e così via. Questo è il collegamento che c'è tra l'armonia musicale e la fisica e la matematica è il suo linguaggio, cioè grazie a questa intuizione possiamo dire che i numeri sono cruciali per descrivere il mondo che ci circonda e tutto nasce proprio da questa scoperta dei pitagorici. Cavolo, c'entra questo pippone musicale con De Broglie e il modello atomico? C'entra perché il signor De Broglie ha ipotizzato il legame tra i livelli energetici all'interno di un atomo, segue lo stesso identico principio degli armonici, degli ipertoni, cioè delle frequenze musicali, solo che la lambda, cioè la lunghezza d'onda, non è la lunghezza d'onda dell'onda che della corda che sto facendo vibrare, ma è la lunghezza d'onda dell'elettrone che si trova in quel livello energetico. E questa lunghezza d'onda è data dalla formula che vedete qui in sovraimpressione della formula di De Broglie, cioè lambda uguale h fratto p. E qua lo chiama p anziché q, ma è sempre la quantità di moto. In inglese si chiama momentum, la quantità di moto, no? Quindi la cosa straordinaria è che i rapporti numerici, attenzione, tra un livello energetico e un altro, sono rapporti matematicamente determinati, precisi, calcolabili con questa formula, con la formula di De Broglie, e stanno ad indicare il fatto che anche dentro l'atomo vige un'armonia, se volete, numerica, che è analoga, del tutto analoga all'armonia musicale degli strumenti musicali. Ovvero, dentro l'atomo suona la musica. Cioè, noi siamo, vi siete chiesti perché la musica è così importante per le persone? Perché i nostri atomi vibrano, ragazzi, gli elettroni dei nostri atomi vibrano secondo dei principi simili matematicamente. Questo è un salto pazzesco che Pitagora forse non si sarebbe, o meglio, probabilmente si sarebbe aspettato, comunque rimarrebbe contento dal saperlo, che l'armonia che lui vedeva nell'uomo e nel macrocosmo, quindi l'armonia delle sfere, l'armonia musicale, diciamo, umana e l'armonia delle sfere, vale anche nel microcosmo, secondo un principio analogo. È una cosa impressionante, guardate che questa qui è una cosa che lascia a dir poco esterrefatti dalla bellezza e dalla magnificenza di quello che si può, dell'associazione che si può fare tra le due cose, no? De Broglie propose che le uniche orbite permesse fossero quelle che contenevano un numero intero di lunghezze d'onda dell'elettrone, vi ricordate che vi ho parlato poc'anzi dei numeri interi di Pitagora, cioè una sorta di onda stazionaria. Quindi, tra un livello energetico e l'altro, il livello energetico si distingue dall'altro per una serie di scarti di numeri interi e non è fatto a capocchia. Quindi non ci sono più le orbite stazionarie che fanno parte di una visione particellare, no? Gli elettroni come particelle, in questo caso gli elettroni sono delle vere e proprie onde, delle onde stazionarie. Ovviamente sono onde in tre dimensioni, lo capite bene che non sono delle corde bloccate su due punti, no? E sono delle vere e proprie sfere che vibrano, ok? Come dei tamburi sferici, ellittici sarebbero in realtà, toroidali se volete. Comunque sono dei tamburi che vibrano e vibrando generano i passaggi di livello energetico dall'uno all'altro. Ogni livello energetico si caratterizza per un tipo di lunghezza d'onda, esattamente come gli armonici o come le armonie musicali che abbiamo appena studiato. Se l'elettrone è un'onda, può rispondere esattamente a questo dettame. Matematicamente le interferenze tra le varie onde si chiamano trasformate di Fourier. Quindi i rapporti armonici musicali sono visti come analogie, cioè esemplificazioni del principio primordiale di organizzazione dell'universo, così lo chiamavano i pitagorici, cioè l'universo si basa su questo principio primordiale di organizzazione. Per Pitagora tutto è numero e armonia, e possiamo dire che anche secondo la visione di De Broglie e
la descrizione di fisica quantistica come di elettroni come onde, anche all'interno dell'atomo tutto è numero e armonia. A De Broglie gli viene assegnato il premio Nobel nel 1929, e guardate che da quella data diventò un personaggio importantissimo, tanto che il CERN, il famoso centro di Ginevra, dello studio nucleare, che oggi è praticamente il più grande laboratorio al mondo di ricerca scientifica, nasce da una sua idea. Cioè è uno di quelli che ha cooperato a costruire il CERN, quindi è stato un personaggio importante. E dice così De Broglie: non bisogna sottovalutare il valore insostituibile dell'immaginazione e dell'intuizione nella ricerca scientifica. Superando con salti irrazionali il rigido cerchio entro il quale siamo costretti dal ragionamento deduttivo, l'induzione che si basa sull'immaginazione e sull'intuizione permette da solo alle grandi conquiste del pensiero. Esso è all'origine di tutti i veri progressi scientifici. E proprio perché lo spirito umano ha queste possibilità, esso mi appare superiore a tutte le macchine che sanno calcolare o classificare meglio di lui, ma che non sono dotate né di immaginazione né di presentimento. Così, ed è questa una sorprendente contraddizione, la scienza umana, essenzialmente razionale nel suo principio e nei suoi metodi, ottiene le sue più strepitose conquiste solo con bruschi salti pericolosi dello spirito, in cui intervengono la facoltà dell'immaginazione, dell'intuizione, dell'esprit de finé, libere dal gravoso vincolo dei ragionamenti rigorosi. Ben presto lo scienziato ritorna all'analisi ragionata e riprende anello per anello la catena delle sue deduzioni. Da quel momento in poi segue passo passo la catena fino a quando non se ne allontanerà momentaneamente per servirsi della libertà della sua immaginazione, riconquistata per un istante, che gli permetterà di scorgere nuovi orizzonti. Qualsiasi sforzo di immaginazione o di intuizione, proprio perché è il solo veramente creatore, comporta però alcuni rischi. Liberato dall'impaccio della deduzione rigorosa, esso non riconosce mai la meta verso cui tende e può trarre in inganno lo scienziato o portarlo in un vicolo cieco. Per tale ragione, la ricerca scientifica, benché quasi costantemente guidata dal ragionamento, è pur sempre un'avventura.